Lascio la parola al senatore Patuanelli. A lei la parola. Sì, grazie Presidente. Io non annuncio e confermo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al provvedimento. Attendo che concluda l'entusiasmo del gruppo di Forza Italia per l'intervento del senatore Lotito. No, io non ripeterò le motivazioni per cui questo provvedimento avrà il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, per non essere appunto ripetitivo rispetto agli interventi dei colleghi, però volevo fare due considerazioni. La prima, io ritengo che dal 97 l'autorità, da quando è stata istituita con la legge Maccanico, abbia svolto il suo lavoro, però credo che il legislatore debba mettere in condizioni sempre più certe le autorità indipendenti di operare. Tutti i margini di discrezionalità che si lasciano alle autorità possono portare poi a una difficoltà operativa delle autorità stesse. Per questo credo che gli emendamenti proposti dal senatore Lotito sarebbe stato necessario approvarli, perché rendevano molto più chiara e coerente il testo della norma. L'altra considerazione che faccio è che lo spazio per queste modifiche c'era, perché c'era un accordo tra tutte le forze politiche, perché non è un decreto legge, perché si poteva modificare al Senato e rimandarlo alla Camera, e c'era la disponibilità dei gruppi alla Camera di modificare il calendario. Si può anche pensare di lavorare una settimana in più ad agosto per finire le norme che si devono approvare, proprio per migliorare il testo il più possibile. E mi dispiace notare invece che anche su un disegno di legge di iniziativa parlamentare di fatto vige il monocameralismo e non si ha la possibilità di intervenire nemmeno sui disegni di legge di iniziativa parlamentare nelle ambo le Camere del Parlamento. Ecco, quindi confermo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ringrazio il senatore Lotito per il lavoro che ha provato a fare, che avrà il nostro supporto. Ripeto, abbiamo perso un po' un'occasione, perché si potevano questi emendamenti approvare rapidamente in quest'Aula, rimandare il provvedimento alla Camera e in pochissimo tempo chiudere con la terza lettura alla Camera il provvedimento. Grazie. Grazie, senatore Patuanelli.